Ora, prima di proseguire con l'ascolto, consentitemi due parole, perché come si diceva il gruppo è eterogeneo e quindi questa eterogeneità va anche un po' spiegata e valorizzata. Intanto il progetto nasce dalla volontà del professor Pierri, già docente della presso la scuola secondaria di primo grado Silvio Pellico, insegnante di flauto traverso, e da due genitori, Melchiorre Giovanna e Guzzetti Maurizio, che a conclusione del percorso dei propri figli hanno un pochino pensato a quale potesse essere il modo per consentire ai ragazzi di continuare lo studio dello strumento. Nel caso specifico, i due ragazzi di cui parliamo hanno continuato con il liceo musicale e ora sono diplomati al conservatorio, quindi sono professori. Ma molti altri ragazzi hanno poi pensato di intraprendere altre carriere scolastiche, chi si è iscritto al liceo, chi si è iscritto a un istituto tecnico, perdendo potenzialmente la possibilità di suonare. E quindi da questa volontà, da questa idea, è nato quello che voi vedete. Io voglio solo riportarvi un'emozione che ho provato ieri, quando sono andata a sentire le prove e ho visto questi 15 adolescenti, insomma, seduti per 3 ore, attenti, disciplinati, che addirittura chiedevano al termine dell'esecuzione, della prova, di nel prossimo repertorio inserire arie d'opera. Chi voleva la Traviata, chi voleva la Garzalandra, chi il Barbiere di Siviglia, chi la Cavalleria Rusticana. Quindi voglio dire, anche un repertorio difficile pensato e coniugato all'età dei giovani esecutori. Quindi davvero un grande applauso ancora. Permettetemi di citarli uno per uno e poi di fare un grande applauso a tutti quanti in fondo. E così si fanno anche un po' riconoscere. Giulia Finito. Non si può alzare, è pericoloso, no? Giulia Bersano. Ma io non vedo, fate il segno, forza! Oh. Matteo Gallanti. Anna Sofia Giudici, il nostro violoncello. Voce importantissima. Alice Iovine. Mario Moretto. Aurora Succo. Diego Valle, Beatrice Villa e Eleonora Villa. Come sono timide. Ricordiamo anche Sofia Caposecco che oggi è influenzata. Alice Vavassori, scusate. E Demis Maggione. Perché facendo il conto sono quasi di più i ragazzi degli adulti, no? Siamo a pari, siamo 14 a 14, quindi benissimo.